Buonasera a tutti, ben ritrovati dal vostro Marco Grilli, benvenuti a una nuova puntata di Grilli per la testa. In realtà questa sarà una puntata molto particolare perché ho voluto rompere il silenzio radio dopo aver chiesto di interrompere la trasmissione, perché avevo molta nostalgia dei miei ascoltatori, avevo molta nostalgia della radio, interruzione che però non ho voluto perché non sapevo che cos'altro fare, ma semplicemente perché non avevo pubblicato nulla fino adesso e volevo mettervi a parte di nuovi cambiamenti che la trasmissione subirà nel prossimissimo futuro. Sto coinvolgendo nuovi ospiti e toccando nuove tematiche anche un pochettino particolari, perché abbiamo deciso, visto il grande successo delle trasmissioni sulle pensioni, di dedicare anche degli spazi alle singole categorie professionali in modo che fosse molto più approfondito il tema. Come voi sapete, ho sempre voluto condurre questa trasmissione con uno spirito tra il serio e il faceto. Bene, continuerà con lo stesso spirito. Voglio riservarvi qualche sorpresa. Spero che non solo gli ospiti, ma anche i miei collaboratori mi diano ragione nelle scelte che stiamo facendo. Ma i risultati li vedremo, perché sono sicuro che potrete apprezzare. Fino adesso il riscontro è stato grande anche perché io devo ringraziare, come normalmente faccio in apertura, il grande Rosario, che in questo momento è alla regia. Ciao Rosario. Benissimo, ciao Marco, scusami. Ben ritrovato. Ma altrimenti scusami, sarebbe troppo poco divertente. Ero lì. No, ma mi ero attivato anche il microfono, ho detto così se devo dire qualche cosa la dico anch'io. Ciberbolina. No. Hai visto l'orografia. Mi stavo facendo il mio sorsetto sempre di roba leggera. No, scherzo. Senti, tu hai i soliti saluti da fare? Bene, io voglio solo ricordare ai nostri amici che è sempre lì che aspetta il nostro media center, saiuzmedia.it. Basta entrare come utente, mettere la parolina magica ospite, nessuna password, si entra dentro e insomma continuiamo con questo media center, lo stiamo testando alla grande. Ha avuto un discreto successo, non posso dire che ha avuto un grande successo, perché per me grande successo significa quando 100.000 persone in un attimo si collegano alla pagina. Scherzi. Sta avendo un bel successo per il semplice motivo che hanno capito che il media center è un qualcosa che racchiude un po' tutto, cioè abbiamo tutto là dentro, dalle nostre dirette, le registrazioni, nostri canali sia della web tv come Radio Saiuz tv e Modena Noi tv, che è un canale sportivo di Modena, e poi tutte le nostre 11 belle web radio pronte lì, insomma, su un solo posto per poterle ascoltare. Per quanto poi riguarda abbiamo aggiunto, che lo diciamo sempre con orgoglio, continuiamo ad aggiungere, ad aggiornare con tutte quelle piccole emittenti locali che si trovano sul digitale terrestre, cioè quelle piccole televisioni, insomma, che è di tutta Italia, insomma, che danno l'informazione locale che le persone molte volte insomma preferiscono che avere quelle notizie falsate del TG nazionale. Per quanto poi riguarda le nostre web radio, abbiamo sempre le 11 web radio del network, che non sto qui ad elencare in questo momento per il tempo, però abbiamo aggiunto il canale live stream come web tv e si spera, insomma, faranno molto se riusciamo a portare avanti. No, volevo dire una cosa, Marco, se mi dai il permesso, perché dal 7 novembre perché vedi, volevo parlarne appunto, perché iniziamo il posto di
Don Chisciotte e Mulino a Vento, tutti i martedì alle ore 22 per 4 martedì dal 7 novembre. Iniziamo una trasmissione nuova, sono 4 puntate però molto belle, presentate da Silvia Parma, questa ragazza, insomma, questa artista che è del Bolognese. E la trasmissione si chiamerà, appunto, se non sbaglio, Spoken Poetry. Il mio inglese fa schifo, scusatemi. E in effetti porteremo alla ribalta questo tipo di poesia, non so come dire, perché per me è nuovo, ecco. Non vedo l'ora che inizino le puntate, appunto, per capire che cosa è esattamente. In effetti sono poeti da strada o qualcosa del genere, se non vado errato. Però lo scopriremo dal 7 novembre alle ore 22 qui su Radio Sites, sia sul canale Web TV che sulle web radio. Quindi non mancate questo appuntamento. Questa è una cosa molto bella che iniziamo. Sono 4 puntate al posto di Don Chisciotte e Mulino a Vento, il martedì alle ore 22. Insomma, avremo dal 7 novembre, ricordatevi il 7 novembre, avremo, cioè inizierà, insomma, questa avventura di queste 4 puntate. E altre notizie ci sarebbero pure, ma non le diamo per scaramanzie, perché stiamo cercando di portare avanti altri progetti che sono molto molto belli. Oh, per me i progetti sono sempre belli, insomma, perché in effetti è mettersi in gioco, no? Cercare di fare un qualcosa di positivo. E progetti, insomma, con Massimo Bonella, con Pianeta Oggi TV, con altri. E poi ne parleremo lungo il tragitto, lungo le settimane, il percorso. E ricordo a tutti quanti di mettere mi piace sulla nostra pagina Facebook. Non mancate a mettere mi piace, mi raccomando, perché ci piace avere il mi piace. A te, Marco. Io ti ringrazio per questo assist, perché effettivamente uno degli scopi delle modifiche fatte alla trasmissione è proprio quello di coinvolgervi sempre maggiormente. Quindi, come dire, vogliamo avere i vostri suggerimenti su tematiche particolari da trattare, ovviamente che non offendano l'ordine pubblico e il buon costume. Stiamo preparando per l'appunto diversi nuovi temi e ci teniamo a che voi, nostri ascoltatori affezionati, prendiate la parola, nel senso di suggerirci quali siano le cose che volete sentire, che come mia abitudine cerco di trattare comunque, a dispetto di quanto non facciano i media dei canali principali, perché tanto sono tutti bene o male omologati. Noi vogliamo poter dire liberamente la nostra senza offendere nessuno, ma permettendo al grande pubblico di venire a conoscenza di cose che altrimenti non conoscerebbe, a meno che non particolarmente appassionato di determinati argomenti. Sto lavorando anche al nuovo canale YouTube e allargando la presenza sui social, in modo da poter anche interagire sempre più velocemente e anche in tempo reale. Parleremo con ospiti autorevoli anche su tematiche spinose, riprenderemo il discorso pensioni, come già detto, sul lavoro, sulle professioni, porteremo testimonianze di persone che comunque anche sono andate all'estero, diciamo, per dare nuovi risvolti alla propria professionalità, non il semplice discorso dei cervelli in fuga, ma di persone che hanno voluto arricchire i propri contenuti ed allargare i propri orizzonti lavorativi, e ci possono portare anche la testimonianza di cosa voglia dire lavorare all'estero, pur sentendosi italiani e non tradendo di fatto quello che è l'amore per la propria patria, cosa che molto spesso magari viene a mancare, perché, siccome si dice in patria, non si è trovata l'occasione che si cercava e si è dovuti andare a cercarla all'estero, o presumibilmente la patria non merita alcuno sforzo da parte della persona in questione. Non è così. Molte volte è utile andare a fare esperienza all'estero per poi riportare tutto ciò che è il background oppure il know-how appreso all'estero stesso e implementarlo nel nostro paese, così come appunto
arricchirsi di conoscenza al di là di quelli che sono i temi scolastici e quindi fare anche esperienze personali all'estero può essere di grandissimo aiuto anche all'interno del nostro territorio nazionale, che se ne dica. Mi permetto di fare il mio stesso esempio. Io sono stato all'estero a lavorare per un breve periodo e ne ho tratto dei grandissimi insegnamenti. Adesso sto cercando di sfruttare quello che ho imparato, le mie esperienze personali, per aiutare gli altri. E non finirò di ringraziare Rosario, così come Massimo Bonella, che mi hanno dato questo spazio per potervi comunicare e parlare anche di questo tipo di esperienze. Sebbene io non ami incentrare la trasmissione esclusivamente su me stesso, sto approfittando di questo spazio proprio per creare un ponte ideologico tra quello che avete seguito fino a poco fa in termini di settimane e quello che avverrà presumibilmente, forse, adesso vedremo se ci sia la possibilità anche già dalla settimana prossima di partire con il nuovo standard, e quindi di potervi dare molti contenuti che io stesso ho interiorizzato. Non ho voluto, torno a ripetere, incentrare sempre comunque la cosa su me stesso, perché ritengo che la terzietà sia importantissima. Cosa vuol dire questo? Che per quanto io possa conoscere gli argomenti in parola, è sempre, come dire, molto più importante dare la parola a un esperto della materia, perché chiaramente offre dei risvolti diversi da quella che è la semplice lettura di una persona che si sia interessata alla materia stessa, e quindi possa dare, trasferire dei contenuti più approfonditi o semplicemente anche più raffinati di quanto una persona che ha voluto istruirsi sulla materia o che la pratichi diciamo più o meno professionalmente, più o meno occasionalmente, possa fare sostanzialmente. Quindi largo spazio agli ospiti per la loro autorevolezza e soprattutto per l'esperienza che possono portare a tutti quanti. Questi sono anche gli scontri che voi ci avete voluto regalare. Terremo aperta una linea per poter parlare con voi in modo da poter avere dei feedback anche in tempo reale o quasi, e speriamo di trovarvi sempre più partecipi, interessati, anche critici ove necessario, perché altrimenti non si cresce, perché quando si pensa di fare le cose troppo bene poi si tende comunque a sedersi, e io non ho nessuna intenzione di fare in modo che questa trasmissione non cresca, se non il numero di ascoltatori, per il piacere di poter coinvolgere sempre di più e sempre più persone. Altrimenti, quando i contenuti vengono serbati per se stessi, non stai dando servizio, e soprattutto quando i contenuti vengono poi anche alterati, uniformati, perché i messaggi che passino rendano le persone schiave soltanto di alcuni contenuti, non si ottiene vera informazione, non si ottiene una comunicazione per tutti quanti. Quindi importantissimo che tutti possano accedere a informazioni, a servizi, a materie, a contenuti vari ma legati alla vita di tutti i giorni, soprattutto che normalmente non si sentirebbe altrove. Detto questo, che devo dire? Ne ho dimenticato di fare i miei tradizionali saluti. Allora, arriveranno un po' in ritardo in questo caso, perché è un avvenimento ormai degli inizi di ottobre, che tra le altre cose mi è molto, diciamo, una perdita che mi è dispiaciuta molto. Voglio salutare idealmente il cantante Tom Petty, che era il fondatore del gruppo, ovviamente, Tom Petty and the Heartbreakers, morto all'età, per questi tempi direi anche giovane, di 64 anni. Ricordo tra tutte le sue canzoni c'è quella che ha dato sostanzialmente
diciamo, la principale funzione di colonna sonora a Rebel Without a Clue, che è Into the Great Wide Open. Il film era interpretato da Johnny Depp e la colonna sonora, per l'appunto, era nella sua canzone principale affidata a Tom Petty. Stiamo parlando degli anni 90, ma il rocker era attivo da molto prima. Tra altre cose, era uno di quelli in controtendenza ed era un attivista non semplicemente dei temi, come dire, che fanno semplicemente notizia, ma era stato anche, come dire, uno di quegli artisti controcorrente, nel senso che si era rifiutato di presenziare anche a determinate manifestazioni in onore di personalità. Adesso non voglio fare i nomi proprio perché non voglio dare informazioni tendenziose, ma si era rifiutato di partecipare come ospite a una trasmissione perché non voleva fare proseliti, non voleva associare la propria immagine a quella personalità politica statunitense, naturalmente. Quindi gli rendo omaggio perché sono abituato a trattare tematiche controcorrente, gli rendo omaggio come rocker controcorrente che ha comunque voluto portare avanti il vero rock americano in un momento in cui i suoi testi e, come dire, anche la sua musicalità non sarebbero stati appropriati perché la musica stava, come dire, volgendo verso altre tendenze decisamente più commerciali, e comunque si stavano sviluppando anche, diciamo dei sottorami o dei rami più così di nicchia, più specializzati del rock. Inoltre una delle sue bellissime canzoni era per l'appunto Free Falling, legata anche questa a un film molto interessante per tematica, basta saper leggere tra le righe, che è Jerry Maguire interpretato da Tom Cruise, che ha visto poi l'esordio, tra le altre cose, di René Zellweger. Detto questo e terminati i saluti, quasi quasi sapete che vi dico, vi lascio con il dolce sapore del a presto con una nuova versione della trasmissione o comunque con grandi approfondimenti ai quali stiamo lavorando. Voglio ringraziarvi per tutto il successo che ci avete tributato fino adesso. Scriveteci, possiamo dare anche una mail di riferimento che è mia diretta, se volete, creata anche per queste esigenze. Potete scrivere a marcogrilli1972@gmail.com. Casomai dovessero variare i dati, ve lo farò sapere. Aspetto le vostre risposte, aspetto le vostre critiche, i vostri suggerimenti. Ci sentiremo anche tramite canale YouTube. Nel frattempo voglio ringraziarvi nuovamente per l'ascolto e per l'attenzione e vi rimando alla prossima, diciamo, stagione, alla nuova stagione di Grilli per la Testa. Un abbraccio affettuoso dal vostro Marco Grilli, un grazie a Rosario, grazie a Ross e prego, grazie anche a Ugo. Prego, prego. Ci sentiamo prossimamente, un abbraccio a tutti.